Dal 1 al 10 maggio la CNBB, la Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, ha tenuto la sua 57esima Assemblea Generale nel Santuario Nazionale di Aparecida. La CNBB è stata la prima conferenza episcopale costituita e oggi conta 307 vescovi effettivi con diritto di voto e di parola e 139 vescovi emeriti. Fra Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha inviato un messaggio ai vescovi ringraziandoli per l'accoglienza ricevuta durante la visita in Brasile. Lentissimos e carissimo Signores Bispos, minha saudação de passe bem. Da parte della Chiesa brasiliana e dei pellegrini c'è un grande apprezzamento per la Terra Santa. Proviamo un grande affetto per questi luoghi, che sono ben curati e preservati dai francescani della custodia, e dove siamo molto ben accolti. Vogliamo incoraggiare ancora di più il pellegrinaggio verso i luoghi santi. Per i francescani, per la custodia della Terra Santa, e che siamo tão ben recebidos, che noi siamo cada vez mais chamados a incentivare il nostro povo, le sue peregrinazioni. Monsignor João Inácio Miller, che ha trascorso 3 anni a Gerusalemme, ricorda l'800° anniversario del pellegrinaggio di pace di San Francesco e le sfide dell'ecumenismo. A partir desta data, então 1219, dal 1219 i frati sono in Terra Santa. L'esperienza dell'ecumenismo in Terra Santa è vissuta nel concreto. Ogni giorno praticano l'ecumenismo nel rispetto delle differenze culturali tra gli arabi, gli ebrei, ma anche i nostri fratelli cristiani che hanno forme di espressione religiosa diverse. Per l'arcivescovo di Brasilia, francescano, che ha anche fatto un'intensa esperienza in Terra Santa, gli 800 anni di presenza dei frati nei luoghi santi sono molto significativi. Significa trazer a memoria un passato di dialogo, di receptività. Significa ricordare un passato di dialogo e di rispetto, ma soprattutto ricordare gli eventi storici che hanno generato la nostra fede. Abbiamo colto l'occasione per invitare tutti i cattolici a visitare la Terra Santa. È un'opportunità per un vero ritiro, un vero incontro con la persona di Gesù, con la nostra storia, con le nostre radici, con le nostre fonti. È un verdadero incontro con la persona di Gesù, con la nostra storia, con le nostre radici, con la nostra fonte. Anche il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Brasiliana ha espresso il suo amore per la Terra Santa. Terra Santa è un coração di spiritualità che alimenta il cammino della nostra vita cristiana. La Terra Santa è un cuore di spiritualità che alimenta il cammino della vita cristiana. Ecco perché siamo impegnati nel sostegno della custodia che mantiene questo patrimonio prezioso di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno non solo di conservare la memoria degli eventi, ma anche di nutrirci di essa, che è per noi una ricchezza molto importante. Di referenza do che foi, ma precisamos perché noi dele nos alimentamos e si torna per noi una forza molto importante nesse cammino. Nelle parole di Monsignor Valmor Oliveira, la speranza di visitare presto la Terra Santa. Che questo viaggio avvenga presto, perché sarà una grande gioia.